Ciao a tutte e a tutti, e mi unisco anche ai ringraziamenti a Rise Up e a Rivolta per l'ospitalità. E collegandomi al volo, insomma, alla questione PNRR e finanza pubblica in generale, diciamo, come Enis opera in Italia storicamente è quello di cercare di ottenere di fatto qualsiasi tipo di linea di finanziamento che venga istituita, innanzitutto per cercare di finanziare i propri progetti all'estero, negli ultimi anni e soprattutto in quest'ultimo anno però anche per cercare di espandersi sul territorio italiano, che è un po' una particolarità per Eni, perché in realtà Eni in Italia dal punto di vista del core business, quindi della produzione di petrolio e gas, di fatto l'unica area, diciamo, rilevante è quella della Basilicata. Per quanto riguarda il resto, si tratta di petrolchimico. Quello su cui, diciamo, Eni ha davvero puntato sul PNRR è tutta la questione che riguarda l'idrogeno e la gestione dei rifiuti, sempre da un punto di vista di utilizzare i rifiuti per produrre energia. Questo, diciamo, propagandato come economia circolare. Ovviamente, insomma, un carburante circolare è una contraddizione in termini. Di fatto quello che Eni sta cercando di fare è conquistarsi una fetta di mercato anche qui in Italia. Quello su cui volevo parlare un po' oggi, facendo una premessa, e la premessa è che noi come Recommon di petrolchimico ci siamo cominciati ad occupare da molto poco, dalla scorsa estate, per cui quello che dico lo dico assolutamente in punta di piedi, e condivido anche con sincerità che il motivo per cui, diciamo, in questi 10 anni in cui abbiamo lavorato su Eni abbiamo lavorato principalmente su petrolio e gas e non sul petrolchimico è per un motivo abbastanza semplice, ovvero che siamo un collettivo piccolo di 10 persone con sede a Roma. Il settore del petrolchimico ovviamente è un settore che, contrariamente ad altri rami di business di Eni, ha una particolarità, ovvero che è un settore che ha dei risvolti occupazionali molto grandi e che naturalmente è estremamente radicato in alcuni territori, qui dietro di noi, diciamo, c'è uno degli esempi, per cui naturalmente arrivare e dire chiudiamo le raffinerie è l'ultima cosa che pensiamo di fare. Detto questo, condivido semplicemente il perché di recente abbiamo pensato che forse era il caso di iniziare perlomeno ad approcciarci a questo. Perché a livello europeo, ma diciamo a livello occidentale, il settore petrolchimico sta attraversando una crisi che ormai è irreversibile. È praticamente scontato che da qui al 2030 le raffinerie tradizionali in Europa saranno tutte chiuse o convertite. Questo naturalmente per logiche che sono puramente economiche, ovvero il fatto che raffinare nei paesi arabi e in Asia costa molto di meno. Come viene venduto questo dalle società è molto diverso, ovvero quando sentiamo parlare Eni di raffinerie, quello che Eni dice è: dobbiamo convertire le raffinerie perché dobbiamo rispettare gli accordi di Parigi e dobbiamo decarbonizzarci. Questo contemporaneamente mentre Eni investe 2 miliardi per rilevare tutto il settore della raffinazione negli Emirati Arabi. Quindi è semplicemente uno spostamento di un business da una parte all'altra, una delocalizzazione di fatto industriale, che viene però spacciata come un tentativo di decarbonizzazione. Questo in Italia ha un effetto assolutamente dirompente, perché in Italia ci sono 5 o 6 raffinerie che comunque ancora garantiscono migliaia di posti di lavoro, anche se sono già decimati rispetto a quello che poteva essere una decina di anni fa, in territori che sono già stati sacrificati a quel modello di business che ha fatto sì che, tra l'altro, altri modelli sociali, altri modelli di economia non riuscissero ad emergere. Prendiamo il caso di Gela, che è una città di fatto devastata ad oggi,
Gela, ma potrebbe essere anche Stagno, in provincia di Livorno. Quei territori si trovano quindi a fare i conti già con quello che è l'eredità di una delle industrie più inquinanti che ci sia, e che sono passati da quello che era il ricatto tra lavoro e salute a una situazione oggi in cui non c'è nemmeno quel ricatto. Come ci diceva il presidente dell'osservatorio Amianto a Gela, prima si diceva meglio morire di cancro che di fame, oggi si muore di fame e si continua a morire di cancro. Ovvero c'è una deindustrializzazione che però è accompagnata dalla stessa strage di salute e anche sociale, e che non è a somma zero, è proprio a somma negativa. Perché abbiamo deciso di approcciarci a questo? Perché storicamente l'industria fossile, soprattutto in Italia, il caso di Eni, gode un po' di questo mito di essere un buon datore di lavoro che garantisce dei buoni posti di lavoro, sindacalizzati, pagati bene e sicuri. Questo equilibrio, secondo noi, si sta rompendo, perché in Italia i posti di lavoro, di fatto il principale bacino di lavoro occupazionale di Eni è quello del petrolchimico, e in tutta Italia questo bacino di lavoro si sta prosciugando. Si sta prosciugando, e per cui una frattura inevitabilmente si sta creando. Da un punto di vista dei sindacati, diciamo, confederati, questa frattura non viene attraversata. Anzi, quando uno va a Gela, quando uno va a Stagno, si rende conto che i principali sindacati di fatto fanno le veline di Eni. Quello che stanno facendo è di fatto essere i portavoce di Eni. Quindi Eni dice: dobbiamo purtroppo chiudere la raffineria tradizionale per motivi ambientali, ma non vi preoccupate, faremo la bioraffineria. La bioraffineria, che di bio non ha nulla, perché magari viene alimentata attraverso olio di palma importato dall'Indonesia o attraverso grassi importati dall'America Latina, ma che allo stesso tempo non garantisce minimamente i posti di lavoro che naturalmente venivano garantiti dalla raffineria tradizionale. Questo sta avvenendo in tutta Europa. In Francia, vicino Parigi, c'è stato un caso, mi sembra erano 2 anni fa, in cui l'intero settore della raffinazione del petrolchimico ha scioperato insieme ai movimenti per la giustizia climatica, con 2 striscioni. Uno era greenwashing uguale a social washing, proprio a dire che il tentativo di queste società di spacciare per, diciamo, per motivi ambientali quelli che sono motivi economici, e il tentativo anche di dire che quei posti di lavoro sarebbero stati riassorbiti è un tentativo fallimentare a cui nessuno crede, e quella secondo me è stata una mobilitazione importantissima. In Italia purtroppo ancora quel tipo di percorso comune, quella convergenza non si è manifestata. Però ecco, secondo noi è importante cercare di intercettare da subito questa che ci sembra una vulnerabilità enorme che si sta aprendo verso queste società, e iniziare davvero a impostare un percorso che ci permetta, insomma, di mettere in pratica quello che diciamo sempre, ovvero che la giustizia climatica non è solo una questione di emissioni, ma è una questione innanzitutto di chi decide su quei territori, e di ribaltare dei rapporti di forza.